Bentornati ragazzi in un nuovo video. Oggi faremo un video un pochino diverso dal solito perché andremo a vedere le principali cripto notizie degli ultimi giorni, perché è giusto tenervi informati, anche se ve lo dico, le cose stanno veramente cambiando alla velocità della luce, ma non perdiamo tempo e iniziamo. Iniziamo con la cripto notizia del giorno: fondi di FTX in movimento, hacker converte migliaia di Ethereum in BTC. Storia assurda, ragazzi: durante il collasso e la successiva bancarotta di FTX, un hacker è riuscito a rubare ben 228.523 Ether dalla piattaforma. Attualmente il criminale è uno dei maggiori detentori di Ether al mondo, il valore del suo bottino ammonta a quasi 270 milioni di dollari. Questo è l'ultimo aggiornamento che ho letto a riguardo da Cointelegraph. Sembrerebbe infatti che l'hacker di FTX stia attivamente vendendo Ethereum on-chain. Insomma, queste vendite, insieme al panico nato in tantissime persone, hanno fatto sì che il prezzo di Ethereum in questi ultimi giorni subisse dei bei scossoni, come tutto il resto delle cripto dalla caduta di FTX in realtà. Pensate solo che lo scorso 10 novembre 2021 viaggiavamo su cifre superiori ai 4.800 dollari per Ether. Quindi abbiamo perso un 77% dall'all time high e potremmo in realtà ancora scendere per quanto mi riguarda. Staremo a vedere. L'importante è non andare in panico e stare tranquilli. Cercate di vedere oltre, cercate di andare avanti perché si crede, no, nelle potenzialità, perché crediamo nelle potenzialità tecnologiche e finanziarie delle cripto e quindi non siamo solo qui per pura speculazione. Le cripto sono anche questo, non si può salire per sempre, quindi mi raccomando, su con il morale, ma passiamo subito alla seconda notizia del giorno: Solana a rischio. Solana sta scontando i danni del fallimento di Alameda Research, che era la prima detentrice del suo token. Il prezzo del token SOL, infatti, è passato da 34 dollari fino ai 13 dollari, perdendo circa il 50% del suo valore in pochi giorni, subito dopo il fallimento di FTX. In realtà, attualmente abbiamo anche perso un supporto importante, il prezzo è sceso sotto ai 12 dollari. Ragazzi, siamo a un meno 95% dai massimi. Infatti, vi ricordo che Solana era arrivata a toccare anche i 250 dollari per SOL ed è veramente terribile quanto stia cadendo, perde infatti 1 miliardo in USDT, ma cerchiamo di far chiarezza su quest'ultimo punto. Quindi Solana perde 1 miliardo in USDT e Tether prende delle precauzioni su questa blockchain. Per chi non lo sapesse, Tether è l'emissore di USDT, che è la stablecoin più grande di questo mercato. E su Twitter cosa hanno fatto? Hanno praticamente annunciato che ci sarà uno swap tra blockchain di 1 miliardo di dollari per convertire gli USDT che avevano nella blockchain di Solana alla blockchain di Ethereum. Questo di base si deve al fatto che tutto l'ecosistema di Solana, come vi ho raccontato prima, ha iniziato a sfaldarsi dalla caduta di FTX, dove asset sintetici di Bitcoin ed Ethereum, per esempio, hanno perso completamente la parità e quindi gli exchange hanno preferito subito stoppare il ritiro di alcune cripto attraverso questa blockchain. Insomma, a causa di tutto questo, Tether ha deciso di prendere delle precauzioni per ridurre quella che è la propria esposizione su questa rete, switchando gli USDT che avevano in Solana alla rete di Ethereum. In realtà credo sia stata una decisione molto intelligente da parte loro, visto insomma come si sta comportando Solana in questo momento. Parliamo ora di Ripple XRP. Ripple sembra che voglia installarsi in Europa, dati gli ormai costanti problemi che ha con la SEC all'interno degli Stati Uniti. Infatti possiamo dire che ormai da dicembre 2020 la SEC stia rendendo la vita di Ripple impossibile. In realtà sia di Ripple che agli holder di XRP. Quindi è per questo che il team dietro al progetto stava cercando di operare al di fuori degli Stati Uniti. Stanno cercando di avere una specie di licenza per servizi di attivi virtuali nella banca centrale irlandese. Se dovessero mai ottenere questa licenza, questa potrebbe permettergli di attivare i propri servizi in Europa senza particolari problemi. Sembrerebbe in realtà che stiano pensando ad ottenere anche un'altra licenza in più che servirà per dare la qualifica di XRP di denaro virtuale in tutto il paese. Anche qui, ragazzi, staremo a vedere. Sicuramente, comunque, è un qualcosa da analizzare per bene e da tenere d'occhio. Parliamo ora del caro e vecchio Elon Musk. Questa settimana il nuovo proprietario di Twitter ha chiesto a chi lo segue se per loro fosse ok riattivare il profilo dell'ex presidente Donald Trump. Alla fine di tutto questo, il 50% degli utenti era a favore della riattivazione del profilo. Quindi, ragazzi,
Per volere del popolo, Trump è tornato ufficialmente su Twitter. Nello stesso momento sembrerebbe che la persona a capo del reparto di ingegneria crittografica di Twitter si sia dimesso perché in un certo senso non ha tollerato tutti i licenziamenti effettuati da Musk nelle scorse settimane. La domanda qui ovviamente è: tutto questo andrà a toccare il piano di Elon di legare Twitter alle cripto? Beh, al momento sembrerebbe che questo piano stia subendo degli ovvi rallentamenti, come il piano di integrare un wallet sulla piattaforma. Però mi raccomando, questi sono dei rumors, non sappiamo purtroppo quale sia ancora la verità. Non so se l'avete sentito, ma c'è un altcoin, ragazzi, che in 24 ore è salita dell'oltre 4000%. La cripto in questione SOM, che se non sbaglio fu listata su Binance nel 2017, e da allora sinceramente io non avevo più sentito parlare di lei. Quindi con questo cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che quanto accaduto è stato abbastanza strano, un progetto del quale nessuno più parlava, che alcuni consideravano addirittura uno scam, visto che dopo i vari investimenti fatti su di loro nel 2017 il livello di sviluppo è stato minimo. Insomma, strano che sia salita tanto in così poco tempo. Pensate che è passata da 20 centesimi a circa 12 dollari in un giorno, una cosa folle. Ricordatevi sempre che a grandi salite seguono al 99% grandi crolli. Infatti, come potete vedere, questa è la situazione attuale. Io, se fossi in voi, se dovessi mai darvi un consiglio d'amica, ne starei molto lontana. In ultimo un pochino di gossip, visto che non ne facciamo quasi mai. Il rapper Drake ha mostrato, meglio flexato, come direbbero i giovani su Twitter, un cold wallet marca Ledger personalizzato con dei diamanti. Ledger poi ha affermato che non ha nessun tipo di collaborazione al momento attiva con il rapper e che appunto non sono stati loro a consegnare il wallet in questo modo. Insomma, ragazzi, notizia abbastanza irrilevante, ma sono qui per ricordarvi ancora una volta che questo è il miglior modo per proteggere le vostre cripto al momento. Bene, ragazzi, io mi fermo qui, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo presto con un nuovo video. Grazie per essere stati con me e vi auguro una buona settimana.